Se vieni nelle Marche si vede. Con questo slogan, nella quarta edizione del Fuori Beat a Milano, Inside Marche Live, tour operator incoming delle Marche, ha riunito 120 ospiti fra imprenditoria legata al turismo, buyer e istituzioni in un contenitore unico in cui dare risalto al valore delle Marche con la sottolineatura all'insegna di una cena con prodotti tipici e vini del territorio. Obiettivo, collaborazione e unione di intenti per portare la Regione Marche al livello di turismo all'altezza di quello che meritano le sue eccellenze. Le Marche sono un territorio molto vario, con tante cose da vedere, con tante bellezze, ma che si promuove insieme. Questo perché l'obiettivo è riuscire ad aumentare soprattutto il numero e anche la qualità, ovviamente, il livello dei turisti, soprattutto internazionali. E l'obiettivo di Inside Marche Live, che è l'associazione dei tour operator che fa incoming nelle Marche con oltre 30 soci, è proprio quello di promuovere e commercializzare tutta la nostra regione, cercando di collaborare tra pubblico e privato, cercando di far vedere a chi è già venuto nelle Marche che abbiamo tante bellezze e tante esperienze da far fare, a chi non c'è ancora venuto che comunque è un luogo assolutamente da visitare che è imperdibile. Adesso stiamo investendo molto in iniziative come queste, ma anche nell'organizzazione e nella promozione di fiere, soprattutto anche all'estero. Questo è molto importante perché riteniamo che aumentare i turisti internazionali, le presenze di stranieri nella nostra regione sia un valore aggiunto, perché poi rimangono nel territorio, lasciano ricchezza e soprattutto consentono a tanti giovani magari di rimanere a vivere qua e lavorare qua, perché questo è fondamentalmente poi l'obiettivo delle imprese. L'esempio di Inside Live sia un esempio molto virtuoso. Proprio su questo noi come Regione Marche, credendo fortemente nella rete, nel fare sinergia tra diversi enti e associazioni, lo abbiamo voluto fare con un bando specifico che ha previsto l'istituzione di reti tematiche che poi confluiranno nella figura del direttore di rete, una figura che avrà appunto come obiettivo fondamentale quello di legare insieme diversi luoghi della cultura, quindi musei, archivi e biblioteche, tutto questo per promuovere in maniera unitaria i luoghi della cultura.